Grazie Davide. Alessandro Chieppa. Erika Civiera. Consegna il diploma della World Federation di Maestro Tony Forzano.
istruttore personale di Michele Mattia, istruttore personale di Giovanni. Maestro Foglia, uno stage riuscitissimo, secondo lei cosa porteranno a casa questi ragazzi? Ma di sicuro i ragazzi portano a casa una conoscenza tecnica in base alle forme che abbiamo insegnato e di sicuro il fatto di avere imparato a stare assieme anche con altri ragazzi che non conoscono e quindi sviluppare il senso di fratellanza e di amicizia tra le scuole, che è una cosa che noi consideriamo molto importante. Maestro, ho visto una certa emozione nel salutare, nel consegnare i diplomi. Una certa emozione, una grande emozione, perché per me non è la prima volta che faccio un stage così, perché da 40 anni faccio il Velvudao, ma vedere quegli amici italiani e quel lavoro che hanno fatto, tutto bene, bravissimo all'Italia. Secondo lei, maestro, invece? Beh, oltretutto, oltre l'aspetto tecnico, che comunque ha la sua importanza perché siamo qui per dare, per apprendere soprattutto, è l'amicizia, è quello lì, il rivedersi nelle prossime occasioni, semmai la prima volta ci si saluta un po' timidamente e le altre volte successive può capitare anche che ci si abbraccia, perché questo è quello che vuole dare le arti marziali, la fratellanza. Le arti vietnamite, un'arte antica ma proiettata verso il futuro? Assolutamente sì, specie con questo nuovo gruppo che si sta creando qui in Italia, che permetterà di raccogliere veramente tante tante esperienze nuove e veramente positive. Uno stage riuscitissimo con tanti allievi, secondo lei maestro cosa portano a casa i suoi allievi e non solo? Sì, gli allievi innanzitutto si sono ritrovati con lo spirito giusto di pratica, quindi quello di praticare assieme e di condividere questa domenica di allenamento tutti quanti assieme. Al di là delle tecniche che sono state imparate, del programma vastissimo che è del Kung Fu vietnamita, io ritengo che queste esperienze debbano essere sempre più intensificate, perché aiutano molto il praticante, aiutano molto allo spirito di unione per quanto riguarda le arti marziali vietnamite e anche per noi maestri, che ci permette di allenarsi insieme anche con gli allievi. Insomma, abbiamo detto un po' tutto su questo stage, cosa manca secondo lei maestro? Manca da dire che abbiamo coinvolto i giovanissimi, che sono il nostro futuro, e che anche noi un po' più stagionati, che pratichiamo e ci impegniamo, di essere ad esempio a loro e portare avanti quello che noi pratichiamo da tanti anni. Respiro normalmente, cerco di tenere la schiena dritta, pensiamo al lavoro di oggi. Alle persone che ho conosciuto, e mando un pensiero anche agli antenati, ai nostri maestri, a chi non c'è più e chi attraverso il suo impegno ha spesso quello che noi stiamo facendo oggi. Thank you.
donna. Piano piano possiamo andare a cambiarci e poi ci vediamo a pranzo. Grazie a tutti. Grazie.